L'altra sera il comitato organizzatore del Rockmaster Festival, presieduto da Albino Marchi, ha riunito in una cena informale le diverse generazioni di politici, amici e collaboratori che dal 1986 rendono possibile uno dei maggiori eventi mondiali di arrampicata sportiva. Durante la serata il comitato ha omaggiato con alcuni riconoscimenti i primi a credere nel progetto dell'arrampicata. Da Sellegno Ioppi a Enzo Zampiccoli, Mario Morandini, Daniela Comperini, Raffaele Giovanazzi, Leonardo Bresciani, Beppi Filippi, Sergio Calzà e i compianti Ennio Lattisi e Emilio Morandini. Vediamo le interviste raccolte nel corso della serata. Presidente, come mai si è deciso di tenere questo incontro questa sera? Ma è stata un'idea mia per radunare quelli che sono stati i protagonisti della nascita dello sport dell'arrampicata ad arco. Quest'anno ricorre il 30° della prima manifestazione che abbiamo fatto, difatti la prima è stata a Sport Roccia nel 1976 e ho pensato di radunare quegli amici che hanno avuto la brillante idea di partire e di fare di arco la capitale mondiale dell'arrampicata. Com'è cambiata l'arrampicata sportiva in questi ultimi 30 anni? Beh, l'arrampicata sportiva soprattutto negli ultimi 15 anni ha avuto un cambiamento radicale, direi che è cambiata del tutto, da uno sport per poche persone, uno sport considerato estremo, è diventato uno sport alla portata di tutti e soprattutto con le pareti artificiali nelle città, nelle grandi città, ha portato vicino a questo sport milioni di persone che prima non lo conoscevano e che adesso lo conoscono e che così trovano anche sulle nostre pareti naturali una meta di vacanze per praticare la loro attività preferita. Lei è stato uno dei primi a credere nell'arrampicata, insomma, ad avere questa idea. Come è nata questa sua idea? Ma diciamo che è stata un'intuizione dettata da due elementi. Il fatto di avere capito che ormai l'alpinismo classico era in fase evolutiva e quindi si passava da un alpinismo eroico a un alpinismo sportivo e di abbinare oltre a questo elemento il fatto che la montagna, in particolare ad arco, offriva una possibilità su 12 mesi all'anno di praticare questa nuova forma di alpinismo in condizioni di sicurezza e in condizioni soprattutto di avere una risposta sportiva a delle prestazioni che non erano contro la natura ma utilizzavano la natura come elemento di spunto proprio per lo sport. Due esempi clamorosi, belli, importanti da dire, che lo speed climbing è nato ad arco perché la prima gara di parallelo di velocità è stata fatta ad arco nell'88. E poi nel 2007 la Federazione Internazionale, quando ha deciso che lo speed climbing diventava una delle discipline più importanti, cosa ha fatto? Ha preso come riferimento la nostra parete, quindi la parete prima di speed climbing è di arco. E la seconda cosa interessante è ad esempio il duello è una considerata la disciplina più spettacolare. Per anni ho anche faticato a far venire gli atleti, perché spesso gli atleti della vecchia generazione rifiutavano di venire a fare il duello, mi toccava mettere quasi in poglielo. E invece i nuovi giovani che sono nati nelle gare, quest'anno è solo duello e sono tutti venuti, anzi hanno detto ad arco ci veniamo e non vediamo l'ora di venire a giocare in questa bella gara. C'è qualcuno in particolare dei precursori del Rockmaster che vuole ricordare? Beh, sicuramente devo dire che una squadra ci può essere un capitano, ma un capitano senza squadra non c'è. E diciamo che il regista di questa squadra, dei primi della metà degli anni 80, è stato sicuramente Ennio Lattisi, accanto, e voglio ricordare qua anche Diego Finotti, che ha accompagnato questa crescita con una determinazione e con una perseveranza tali per cui insieme, consolandoci qualche volta a vicenda anche degli errori e delle incomprensioni che accadono anche all'interno di una comunità come quella di Arco, li abbiamo superati e oggi possiamo dire, anche se Ennio non c'è più, che il suo azione e l'azione anche di altri ha fatto in modo
oggi di aver costruito in 30 anni una storia della svolta economica e turistica di Arco.